tutti, ecco un'altra ricettina salata. Ho deciso di fare questa ricetta che ho visto su un canale, Mille Idee mi sembra che si chiama, e mi è piaciuta molto, ovvero la torta salata con salsiccia e stracchino. Quindi vi ho già praticamente detto gli ingredienti. Abbiamo bisogno di una pasta sfoglia rotonda, della salsiccia, io qua ne ho 5 pezzettini, dello stracchino, 150 grammi, uno scalogno, del formaggio grattato e due uova. Quindi per prima cosa andiamo a scaldare un filo d'olio in una padella. Quindi nella nostra padella ho messo l'olio e sto facendo rosolare lo scalogno. Adesso comincia a sfrigugliare. Metto giù anche la salsiccia, che nel frattempo ho tolto la sua pelle e ho fatto pezzettini. Quindi non ci resta che far rosolare per bene anche la nostra salsiccia finché non sarà ben dorata. Potremmo anche sfumare con un goccino di vino bianco. Intanto che la nostra salsiccia cuoce, ho messo in una ciotola lo stracchino, 150 grammi, provare un pochino ad ammorbidire. Aggiungiamo le due uova. Quindi ad amalgamare bene, aggiungo anche quindi un pochino di formaggio parmigiano, ok, una spolveratina di pepe. Continuo ad amalgamare bene il tutto. Questa, diciamo, è la consistenza che otteniamo. Quindi adesso vado a controllare la mia salsiccia. Ho preparato la pasta sfoglia e l'ho messa in una teglia rotonda e sul fondo ho già fatto dei forellini con una forchetta. Adesso andiamo ad agiare la nostra salsiccia. La cospargiamo bene su tutto il fondo della nostra torta. Io, come vi dicevo prima, è la prima volta che la faccio perché la ricetta non è mia, non vedo l'ora di assaggiarla. Sicuramente sarà buonissima. Ok, a questo punto andiamo a mettere il nostro stracchino e uovo. Cospargiamo bene tutta la nostra superficie, facendo arrivare tutto lo stracchino, le uova da tutte le parti. In questo modo. Quindi adesso andiamo a tirare giù i lembi della pasta sfoglia.
questo punto non ci resta che andare in forno come al solito a 180 gradi per circa 30-40 minuti, ma con esattezza ve lo dirò dopo. Io vado in fornata e noi ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci qua, questo è il risultato finale. La torta ha cotto per circa 30 minuti. Adesso la lascio un attimino intiepidire e poi la andrò a servire. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se mai dopo vi metto anche una foto per vedere meglio l'interno. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!